Questo video è offerto da... In un campo altrettanto difficile, quindi siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi un po' gli episodi, l'espulsione, il gol fortuito da parte loro, però è un punto che comunque ci fa star bene e che adesso ci fa pensare alla prossima partita ancora con più rabbia per vincere. Più rammarico per non aver accorciato rispetto alle prime che avevano già pareggiato o comunque la consapevolezza di aver giocato su un campo non facile? Ma il rammarico c'è perché avevamo una buona opportunità per accorciare sulle prime due, anche diciamo che alla fine il risultato è comunque buono perché per come si era messa un uomo in meno e loro che attaccavano alla fine è andata bene. Raccontaci il gol. Ma ho tagliato verso il primo palo come mi chiede il mister, è arrivata la palla e sono stato bravo a chiuderla di testa. Soprattutto sul gol, la stampa e i tifosi di casa credevano fosse fuorigioco, si lamentavano per questo fuorigioco. Noi dalla nostra postazione non avevamo un'ottima visuale, quindi non sappiamo dirtelo. Tu che eri in campo, la tua sensazione? Ma non lo so dire, ci sono i guardi alle linee che appunto quello è il loro lavoro, se non alzano la bandierina loro non posso dire io ero in fuorigioco, quindi... per me è stato regolare, poi non so se ero pure davanti rispetto all'uomo che avevo dietro, però è arrivato e va bene. È arrivato anche Carrozza, quindi c'è un po' più di gente lì davanti per cercare di avere varie rotazioni. Ora di giocare il posto con altri giocatori che hanno giocato anche in Serie B come Carrozza, come Lepighi, la sensazione che l'asticella, come diceva il mister, si sia alzata davvero per questa squadra che a questo punto ha ottenuto la salvezza matematica, diceva il mister in sala stampa. Sì, diciamo che rinforzi fanno bene, c'è ancora più concorrenza, quindi siamo costretti a dare ancora di più in allenamento e guadagnarci il posto da titolare, poi il mister farà le sue scelte e comunque diamo il benvenuto anche a Carrozza. Sei soddisfatto del campionato che stai facendo e soprattutto a chi dedichi quest'altro gol che ha regalato un punto prezioso alla Juve Stabia? Sì, soddisfatto, anche se diciamo all'inizio ho avuto un po' di problemi, però sono contento per come sta andando e mi auguro di dare ancora molto di più. Il gol lo dedico a mio padre che ha fatto gli anni ieri, quindi per lui. L'asticella sui playoff o ancora più su se si riesce a accorciare qualcosa nelle prossime settimane con qualche impegno meno ostico sul calendario? No, dobbiamo guardare sempre in alto, quindi... sempre con i piedi per terra, la testa sulle spalle, lavorare sodo e ce la giocheremo fino alla fine comunque.